Allora, momento breakfast, buongiorno signori. Allora, una lotta continua qua sopra questa nave. Cioè ragazzi, io... Sì, ho capito Marco, ma capisci che è una lotta continua? Hai capito dove siamo? Sì amore, ho capito dove siamo. Hai visto dove ti ho portato a far colazione? Girati, guarda dove ti ho portato a far colazione. Cioè, siamo arrivati a Roma, Civitavecchia, sì che bello! Oggi partiamo per l'escursione. Sì, ma è stata una lotta a prendere la roba da magna per far colazione, è stata una lotta. Cioè, siamo le cavallette, capisci? Sì, ma domani il discorso cambia. Va bene, niente ragazzi, noi ci abbiamo a far colazione e poi vediamo cosa succederà nella giornata. A dopo. Allora, siamo in fila per l'escursione. Cioè ragazzi, il caos totale, potete vedere. No, ma io mai più le crociere, lo sto dicendo già adesso. Cioè un giorno messo già Marco, c'è già successo persi, di tutto, sì. C'è successo di tutto. Dobbiamo ancora scendere dalla nave. Praticamente ce l'abbiamo fatta noi a non fare, come che si chiama il coso là del salvataggio? Il corso della sopravvivenza, lì si sì, succede nel nubifragio, no? Cioè noi ce l'abbiamo fatta a non farlo, non chiedetemi come cavolo l'abbiamo fatto perché ragazzi qua come potete vedere questo è l'anfiteatro qua che c'è sulla nave, però c'è il caos più totale, dove vai c'è il caos, io l'unica calma si trova in camera praticamente, fuori dalla camera c'è il caos. Calma che c'era io in camera che ci ha bussato dentro. Sì, c'è stata una piccola sfuriata fra me e Marco, ma vi racconterò con calma. Va bene ragazzi, adesso ci accingeremo a prendere il pullman, speriamo che siamo nella fila giusta, Marco. Sì, sì, giusto. Perché sennò qua siamo rovinati. E a dopo. Allora ce l'abbiamo fatta. Cioè guarda, ancora prima di fare escursione si è già morti ragazzi. Allora, una di quelle finestre là sopra è il nostro balconcino, adesso non so quale di quelle. E niente ragazzi, siamo qua, adesso aspettiamo che il pullman parta, ma la vedo dura ma ancora che parta. Cioè, figurati che potete fare colazione veloce per avere in ritardo. Amore, che ne sapevo io? Adesso per la prossima escursione ci daremo una regolata. Ti capì? Va bene ragazzi, abbiamo fatto una sosta, come la chiamano? Stop pipì? Pipì stop. E credo che ci siamo quasi arrivati. Sì, perché oggi ci hanno detto anche che ci sarà la maratona, per cui ho detto che ci sarà casino. È vero Marco? Sì. Saluta. Concordo. Concordi? Concordo. Ci hanno dato la radiolina per l'escursione e niente ragazzi, vediamo cosa ci capiterà oggi. Io sono già stanco, ancora dobbiamo cominciare, già morta. Vabbè, a dopo. E le naumachie invece erano dei combattimento nato, questo avveniva di te. Allora, siamo giunti alla fontana di Trevi, siamo morti, vero Marco? Però è bellissima la fontana di Trevi, adesso cercheremo di avvicinarci e mangiare qualcosa. A dopo, abbiamo appena finito di mangiare 2 fettini di pizza, cioè guardate il casino che c'è qua davanti alla fontana di Trevi. Mamma, però quanto è bella! Bella e bastidosa, mamma, quanto è bella, ragazzi! Bella, bella, bella! Veramente! Bellissima!
Vabbè, vediamo se riusciamo a buttarci dentro una monetina, va? Cioè, un attimo che la guida si è fermata, posso fare le foto e farvi vedere che siamo in questa galleria. Cioè, ragazzi, ci sta a fare tutte le forze. Sto schiattata, sto, però ce la faremo, arrivare a sera. A dopo, se no mi perdo. Che bello, mamma mia. Allora, video, Marco, come stiamo? Da Dio. Eh? Come il signore in croce. Stiamo male, cioè male, oddio. Siamo in ferie. Ma che c'è? Sta succedendo laggiù? Stanno passando quelli della maratona, gli ultimi residuati vivi della maratona. Sì, perché noi il giorno, giustamente a Roma, il giorno della crociera nostra, dell'escursione nostra, noi dovevamo beccare la maratona. E a causa di questa maratona dovremmo camminare due volte di più. Hanno chiuso tante strade, molte cose non le vedremo. Ecco, intanto siamo in Piazza Navona a rilassarci due minuti perché prevedo che... Il pullman è bloccato, non può muoversi, dobbiamo tirare un orario. Per tirare l'orario ci fa fare dei giri strani, inutili e delle fermi pausa. C'è bello questo gioco. Fermi pausa per perché pause, no. No, grazie. Fermi pausa perché sennò gli schiattiamo per strada praticamente, detto in poche parole. E io sono una di quelle. Va bene, a dopo. Allora, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo in Piazza San Pietro, questo è il Lungotevere. C'è sempre la nostra guida che sta parlando, mi sta uccidendo, mi sta. Però bello, dai. Ma che bello. Adesso lo vediamo da vicino. Ho idea che ci sarà ancora una bella camminata ora che ci arriviamo. Piano piano ci arriviamo, dai. Non mi sembra vero neanche a me, ma ce l'abbiamo fatta. Morti, stanchi, sudati. Chi più ne ha più ne metta. Piazza San Pietro. In Piazza San Pietro, oh. Guarda quanto è bella. Alla faccia, anche questa. Polone. È bellissima. Adesso andiamo. Adesso facciamo il giretto, ci hanno lasciati liberi, per cui ci facciamo il girettino proprio. Proprio passo nostro e poi si rientra in nave. A dopo, ciao. Cioè, ragazzi, no, guardate il caos che c'è qua per prendere il pullman per tornare alla nave. Cioè, dovete girare che giri, c'è casino, ragazzi. No, io non ho parole. Ma ce la faremo, manca, vero? Hai visto che il pubblico conferma. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo a bordo. Queste sono le radioline che abbiamo tenuto tutto il giorno per sentire, è scuro, aspetta che si... per sentire cosa ci diceva la guida. Cioè, ragazzi, siamo morti. Oggi è stata una bastonata nei reni. Cosa ne pensi, Marco? Comunque siamo tutti a bordo, spagnoli e italiani, perché questo qui era il pullman degli spagnoli e italiani. No, era il pullman degli spagnoli con 8 italiani. Sì, noi italiani eravamo solo in 8. Vabbè, pochi ma buoni nel senso. E niente, adesso stiamo rientrando in nave. Oddio, cioè abbiamo un'ora e mezza di pullman. E niente, stasera, ragazzi, vedremo cosa fare. Sicuramente si mangia. Sicuramente si mangia. Va bene, ragazzi, a dopo. Ciao. Ah, aspetta. Comunque volevo anche dire che mi dispiace di prendere un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. Comunque è stata una giornata frenetica. O cammini o riprendi, perché è vero, Marco. Certo. Non si riesce a far tutto. Guarda, facciamo il possibile e anche l'impossibile per i miracoli, ci stiamo attrezzando. Ecco, no, perché è stata veramente una giornata, una bella scappinata. Va bene.
spero comunque di tenervi compagnia, ecco. Allora, questa era Roma, prossime tappe vi aggiorneremo, non sappiamo come funzionerà. Vediamo se stasera finisce così con questa visuale del pullman. O facciamo la camminata sotto le stelle. No, stasera niente, camminata te la scordi proprio. Domani è un altro giorno, si vedrà. Ciao! Ok, ci siamo. Finito il momento cena. Ma mi riprendi sempre nei momenti quando non me l'aspetto, che sono qua con facce strane. Stiamo partendo da Roma, no, da Civitavecchia. Niente ragazzi, la serata finisce qua. Adesso andremo su a farci un giretto per la nave, a smaltire questa cena. E niente, a domani, un'altra giornata. Qui c'è il mare aperto. E si sta anche rannuvolando. Vabbè, direi che oggi Marco abbiamo fatto tanto, eh. È vero? Abbiamo fatto troppo oggi. Salute col bicchiere vuoto. Io c'ho la mia acqua. E niente ragazzi, a domani, ciao! 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 Buongiorno! Scusate, giusto adesso che è acceso mi è venuto da... Io ho gli occhi pieni di cloro dall'idromassaggio. Allora, oggi siamo a Palermo, terzo giorno. Oggi è il terzo giorno, Marco. Sì, perché il primo Genova, Roma, Palermo. Terzo giorno oggi, siamo a Palermo. E niente, oggi giornata relax. Marco si è già andato a tuffare in piscina, come potete vedere, in disabillé. Però tra un po' ci andremo ad asciugare e andremo a farci una bella passeggiata a Palermo. E niente, vediamo come oggi, proprio relax. Oggi, dopo il tour de force di ieri, alla fine abbiamo fatto 13 chilometri abbiamo fatto ieri, siamo tornati a casa morti, però Roma è bellissima, vero Marco? Grazie a tutti quelli che hanno corso la maratona, che ci hanno fatto fare 10 km in più e vedere cose in meno, grazie. Marco! Va bene, lasciate stare Marco. Un po' di ironia ci vuole in mattutina. Niente, siamo qui a bordo piscina, ma tra un po' credo che andremo a Palermo. A dopo, ciao! Allora, questa è una panoramica da vicino della nave. Ammazza quanto è grossa. No, è troppo gigante. È troppo grande, veramente. Prima eravamo là sopra in alto. E questa è una delle nostre, dei nostri balconi. Dovremmo essere qua in mezzo, no? No, là in mezzo, dove c'è la rientranza, siamo noi, da questa parte qua. Va bene, andiamo a fare la passeggiata, va? Allora, siamo a Palermo, stavo dicendo che abbiamo deciso di prendere il trenino, Marco. Il trenino panoramico, questa è la piantina di Palermo. Non so quale giro faremo. Questo giro dovrebbe durare un'oretta. E c'è una bellissima giornata, ma ha detto mia mamma che piove in tutta Italia, solo in Sicilia no. Siamo stati fortunati, Marco. Ragazzi, no, è meravigliosa. Poi con questo sole che è proprio una bellissima giornata, mi ha beccato a Palermo, come quella di ieri di Roma, solo che la temperatura si è un attimo alzata. Ieri si schiattava di caldo a Roma, oggi qua fa freddino,
E poi guardate, no, adesso non si vede più. Di là si vedeva uno scorcio di un'altra parte di Sicilia, penso sempre. Adesso però stanno facendo tutte le manovre, ma che meraviglia! Bellissimo ragazzi, veramente bellissimo. Troppo andiamo a fare shopping, si fa per dire, andiamo a dare un'occhiata ai negozietti che ci sono qua sulla nave. Guarda che meraviglia, Marco. Sì. E poi andremo a cena. Stasera c'è anche lo spettacolo. E vediamo, dai. Oggi è stata molto tranquilla come giornata. Che bello ragazzi, veramente bellissimo, bello, 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 bello. Adesso vorrei vedere tutta la manovra anche per il ricordo. Vogliamo sapere chi c'è stasera? Chi c'è stasera, Marco? Stasera c'è il direttore della crociera Javert che presenta The Amazing Mask. The Amazing Mask. No, voglio vedere la locandina. Ci sarà Javert, poi di meno che Javert. Dobbiamo andarci a informare quale spettacolo dobbiamo andare a, eh? Io vorrei andare a vedere al primo spettacolo. Guarda che bello, Marco, guarda, affacciati amore, è bellissimo. Bello questo rinfaccio, gli occhi chiudi che non vedo niente. Bellissimo. No, è veramente stupendo. Guarda, stiamo proprio uscendo. Sì, stiamo salutando Palermo. Wow, che vista! Bellissima Palermo! No, fantastico, veramente. Bella, bella, bella. Con questa vista meravigliosa di Palermo, ragazzi. Guarda il gabbiano che sotto qua sulla cosa di salvataggio, sulla scialuppa. Hai capito il gabbiano? Ciao, bello! Questa meravigliosa vista, ragazzi, ce ne andiamo a Magnà. Che dici? No, andiamo prima a fare il giretto. Andiamo prima a fare il giretto e poi ce ne andiamo a Magnà. Yes. A dopo, ciao. Ciao. Allora, siamo sul posto più alto della... No, veramente il posto più alto è quello di fronte a noi. Però quello è riservato allo Yacht Club. Sì, amore. Che? Eh sì, lì c'è lo Yacht Club, ci sono i ricconi, amore. Quella è l'ala dei ricconi. È vero, tu prendi l'ascensore e poi andare fuori. Noi non abbiamo ancora trovato l'ascensore che va lì. Vabbè, comunque, guardate che bello! C'è un vento assurdo. Sì. Si è imbacuccato. Fa freddo. Mamma, ci stiamo sempre allontanando sempre di più da Palermo. Questa è la vista delle piscine dall'alto. C'è nessuno in piscina, però c'è qualcuno in idromassaggio, come potete vedere. Qualcuno ne dà un massaggio anche di là. Bello, bello, bello. Metti dentro, questo è 2,50. Tu metti la tessera e fai i giochi. Bello Kitty, che carina. Cosa c'è di qua? Non lo so, andiamo a vedere. Tanto siamo in giro, vediamo. Macchina Formula 1. No, sì. Simulatore questo. Questo è il simulatore. Vediamo, ma non c'è nessuno qua. Ma vedi qua le scale di fianco che vanno ancora su? Questo qui è lo scivolo, quello che ti dicevo che... Se vogliamo andare ancora su c'è il piano quello chiuso, ci mettiamo un attimo con le scale qua. Sì, ma il problema è che c'è un'area pazzesca adesso. Bisogna andare quando la nave è ferma, va. Quando la nave è ferma, non puoi andare adesso sopra in alto. Sì, però nel senso, si va da qua, no? Si va, vedi che non è come dicevi. Ah, andiamo anche di là, aspetta, ne scendiamo di là. Di là dove? Cosa c'è? Aspetta, ci andiamo.
acqua, dove cavolo mi fai andare? Guarda dove mi fai andare. È l'aria a te, l'aria giovane, si può uscire. Vedi cosa arriva io. Dai. C'è dentro gente? Sì, ma non mi interessa, andiamo? Andiamo. Aria ragazzi. Aria team. Infatti c'è scritto team. Noi non siamo team. No. Che bello Marco. Siamo nel disco pub. Quello è sempre Palermo. Ma c'è la vista panoramica. Come potete vedere non c'è nessuno. Perché la sera dopo le 11 apre. Quelli sono usciti da quell'altra parte. Devo uscire anche da quella parte di là. Usciamo anche dalla parte di là. E dai, andiamo. Andiamo. Ma di dove si esce? Ah, lì c'è la console, vedi? No, stanno tornando indietro, mi sa che è chiuso. Vieni? C'è anche il cinema. No, sta la conferenza. Vabbè. Se mi fai una foto di qua. La sensazione di cadere, se guardaci così, c'è la sensazione di cadere. Perché è in discesa, guarda giù. Non ti dà il senso di caduta. Mizzica. Ti dà la sensazione di cadere? Veramente. È una bella foto qua con lo sfondo. Vediamo cosa c'è qua la foto. No. Ciao, vuoi la foto? Sì. Allora, abbiamo finito di cenare ora, giusto Marco? Sì, qualche minuto fa. Adesso siamo nell'anfiteatro. Teatro. Teatro. E stasera c'è Marco? Xavier che fa Xavier e Xavier già Xavier con X. X-Men. C'è il professor X che fa Xavier che fa The Mask, però non possiamo riprendere per diritti di copyright. Esatto, giustamente perché il signor Xavier con l'offerta mentale ci ha fatto tutto. Adesso la popolazione, come potete vedere, si sta accomodando. Popolazione navale. La popolazione navale mi sta accomodando e niente, aspettiamo che comincia. Che cominci. Va bene. Molte teste pelate, si deduce che l'età media è molto alta. Marco, ma che dici? Quella carina che è grazie. Los pelados. Marco, se ti sentono, allora, capisco, lo t'ammazzo. Sto ammazzando, pelati sto ammazzando, sto parlando di pomodoro. Va bene, allora, noi ci accingiamo a vedere lo spettacolo e... Dai, San Marzano, vi salutiamo. Ciao! Grazie, signore e signori, buonasera. A nome della MS Ciclocine e dell'equipaggio e tutti i miei collaboratori vi ringrazio per aver scelto questa bellissima nave, la MS Ciclocine, per le vostre vacanze. Siate certi che noi metteremo tutte le nostre energie e capacità affinché trascorriate una rilassante e indimenticabile crociera con noi tutti. Per voi che state a bordo già da qualche giorno, spero che state apprezzando l'ospitalità. Chi ci contraddisce, ne sono sicuro perché solo posso contare sulla grande professionalità di tutto il mio staff. Auguro a tutti voi una meravigliosa serata e soprattutto che sia questa crociera che vedete, ma sempre dal punto di vista positivo, mi raccomando. Grazie.